ragazzi, siamo tutti quanti carichi in Panther Zilli per un'altra serata scoppiettante, piena di patate bollenti e news di mercato e non solo. Quindi partiamo prima con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Stefano è orgoglioso e fiero di avervi con lui, e un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto tempo mi seguono con grande passione e grande ardore per il mondo bianconero. Allora, partiamo con la bomba di stasera. Attenzione, Di Maria, altra stivellatona, perché il giocatore praticamente è in scadenza a giugno con il PSG e i parigini non vogliono rinnovarlo. Il ragazzo sta arrivando appunto alla quota di 34 anni, è ancora un grande giocatore, è dotato di grandissima tecnica e soprattutto fortissimo nei contropiedi, nei dribbling, ed è anche uno che segna parecchi gol. E ha vinto tanto, lo sappiamo, comunque con l'Argentina la Coppa America, con Real Madrid ha vinto le Champions League, ha fatto la finale anche col PSG, insomma è un giocatore veramente talentuoso e possiamo definirlo un campione. E quindi ecco, cosa sta succedendo? Praticamente il giocatore e gli agenti si sono offerti a diversi club europei, tra cui Barcellona, che poi si è tirato fuori dalla corsa, Atletico Madrid e Juventus, quindi la lotta è a due in questo momento, con i blaugrana defilati, e resta da capire quale sarà lo stipendio che chiede il Fideo, perché comunque sicuramente prende una bella cifra anche là al PSG. Quindi teniamo anche questo nome nel taccuino, può essere un'altra possibilità clamorosa per giugno, intanto c'è Nilla che mi lega perché probabilmente ha capito che è un nome caldo, un nome possibile, quindi quando dico la verità lo sente anche lei. No, a parte gli scherzi, è un nome da tenere sotto controllo, perché comunque noi dobbiamo fare sempre i conti col fatto che se Dybala non dovesse rinnovare, dovremmo appunto rimpinguare il reparto offensivo. Avremo comunque rientro di Chiesa, quindi abbiamo un'altra freccia al nostro arco, però avere più giocatori offensivi possibile, soprattutto se non dovesse rimanere Allegri, che è un catenacciaro, sarebbe comunque cosa buona e giusta, ecco. L'altro nome che invece sta circolando sempre più forte e spinto è quello di Neres, ex giocatore dell'Ajax, ricordate, adesso in forza allo Shakhtar Donetsk. Per la situazione che si è creata adesso in Ucraina, con tra l'altro De Zerbi che è stato chiuso per non so quanto tempo mentre c'erano i bombardamenti, potrebbe avere il via libera della FIFA per andare via. Quindi attenzione anche a questa pista, è un giocatore formidabile, lo sappiamo, ci ha fatto penare anche, mi ricordo, in quei quarto di finale in cui ci batté l'Ajax in casa nostra, ed è un giocatore laterale di corsia molto molto interessante, che secondo me nella nostra Serie A di questo momento potrebbe fare la differenza. Quindi teniamo anche questo veramente nell'agenda, nell'almanacco delle stivellate, no? Scritte con il pennacchio e l'inchiostro nel calamaio. E quindi ecco, è comunque un nome di quelli da tenere papabili. Ne abbiamo fatti tantissimi in questo periodo, partendo dalla difesa, potremmo dire veramente Rivera, Windahl, abbiamo detto Milinkovic-Savic, Pogba, De Jong, Gravenberg, ne sono girati tantissimi, e questo è uno di quegli altri, appunto, insieme a Di Maria, da infilare appunto in questo libro pieno di stivellate. Poi vorrei andare comunque ad approfondire anche il discorso che riguarda la situazione adesso del gioco e di come sta migliorando secondo me la Juventus, al di là che non è migliorato affatto Allegri, che è sempre lo stesso, purtroppo lo sappiamo, non cambierà mai spartito, continuerà a suonare sempre la solita musichina, però c'è da dire che Danilo e De Ligt insieme stanno componendo un duo che stanno blindando la difesa, questo va detto, stiamo trovando un equilibrio, e un po' come avevamo trovato anche nel 3-5-2 vecchio del 2016 quando facevamo la rimontona in campionato e c'era la BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini, adesso sembra che abbiamo trovato questo equilibrio potendo contare anche su un Danilo rinvigorito dal ruolo di leader assoluto della difesa insieme a De Ligt, e io sono ben fiducioso per poter finire al meglio la stagione e racimolare più punti possibili per arrivare come minimo quarti e sperare in un secondo posto. Ovviamente il campionato è ancora lì da poter raggiungere a livello matematico, però dobbiamo sempre ragionare come se non potessimo farcela e poi magari ritrovarci appunto all'improvviso a lottare con tutte le altre per lo scudetto, ecco. Quindi spero veramente che la Juve ritorni in campo il 12 con un grande piglio vincente, senza questo provincialismo, questa mentalità del faccio il minimo indispensabile, mi difendo, mi copro, lascio che gli altri mi palesino in faccia nella mia area di rigore e poi un gollettino verrà fuori per una testata di qualcuno a caso, uno che inciampa e mi lascia la palla, un portiere che respinge una palla corta e noi facciamo un tap-in.
Cioè, bisogna cominciare a ragionare su noi stessi e non più sulle debacle avversarie, sugli infortuni avversari, ecco, sarebbe il top. Non credo che noi tifosi chiediamo molto, chiediamo solamente una Juve, non provinciale, ma una Juve tosta, determinata, dominante, che secondo me ai tempi di Allegri, del primo quinquennio, avevamo visto. Cioè, avevamo visto una Juve che Allegri dice che giocava così per l'1-0, sempre chiusi e poi ripartiva, ma in realtà la Juve a tratti dominava veramente le partite anche contro le big, contro il Milan, con l'Inter, con il Napoli, con la Lazio, con la Roma. Io non ho mai visto una Juve rinunciataria, chiusa in difesa e fine a se stessa. Ho sempre visto una Juventus che andava ad ammazzare l'avversario. Poi chiaramente ci sono stati dei momenti della stagione, anche nell'epoca d'oro di Allegri, in cui avevamo delle flessioni, ma magari perché avevamo giocato un quarto di finale, non so, una semifinale di Champions, ma non in un periodo della stagione dove non ci sono tante partite e dove giochi contro Sassuolo, Verona, Empoli, Udinese, Salernitana, Genoa, cioè c'è una differenza sostanziale tra le due Juventus. E addirittura, non me ne voglia qualcuno, magari qualche estimatore di Allegri, anche con Sarri e con Pirlo, la Juve era molto più dominante di adesso e bisognerebbe andare a rivolgere il nastro e trovare delle videocassette, delle registrazioni di partite. Io mi ricordo benissimo delle partite in cui Pirlo, vedisi Barcellona-Juve 0-3, dominò la partita. Non solo, Juve-Sampdoria 3-0, Spezia-Juventus 1-4. Ci sono tante, tante partite in cui noi abbiamo veramente ammazzato l'avversario, dominando il pallino del gioco, ma anche producendo qualità in mezzo al campo, non soltanto tenendo la palla, passando la palla orizzontalmente, aspettando il buco, come dice Allegri, che fa veramente ridere a volte, veramente ridere. Cioè, mi sono fatto due risate in casa nel divanone prima di addormentarmi, perché chiaramente io spesso la sera mi sono addormentato, però prima di addormentarmi mi sono goduto le parole di Allegri a bordo campo, che diceva: ragazzi, calma, calma, che è un buco, prima o poi lo troviamo in mezzo alle linee, faceva così, no? Mi è venuto veramente da ridere perché è un dettame calcistico che potrebbe dire qualunque allenatore che non ha voglia di dire niente, di stare lì e guardare gli altri che giocano, cioè pronto a dire questo non va bene, quest'altro non va bene perché si è inciampato, perché, cioè, io spero veramente che Allegri trovi un modo di fare breccia nel cuore dei giocatori e soprattutto di dare veramente degli schemi, dei dettami tattici, perché altrimenti dovremmo basarci sui pochi campioni che abbiamo in campo. Mi riferisco a Danilo, mi riferisco a De Ligt, Vlahovic, in questo momento Morata è un giocatore importante, Locatelli, Pellegrini. Bisogna basarsi sulla foga e la voglia dei giocatori di vincere le partite da soli, purtroppo, perché questa è la situazione in cui ci siamo messi adesso. È stato un bel pollicione, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto, come sempre, grazie di esserci, un abbraccione a tutti quanti, fatemi sapere che vi ho salutato. Saluto anche Nila.